Ciao a tutti, sono Rui. Se chiedete a qualsiasi cinese quale cibo preferito suo per l'inverno, sicuramente risponderanno hot pot. Oggi mangiamo hot pot. Conoscete che cos'è il hot pot? Praticamente è una specie di fonduta cinese dove al posto del formaggio viene messo del brodo e si prepara diversi ingredienti e si mangia mentre cucinando all'interno del brodo. Quindi bisogna preparare una pentola che è possibile funzionare anche a fornello elettrico. Diciamo che è il miglior modo per noi cinesi festeggiare l'arrivo d'inverno, perché sicuramente in questa maniera ti viene caldo. Di solito è perfetto anche per le riunioni familiari, perché si chiacchiera, mangia, fa. È una cosa davvero bellissima. Quindi oggi mangiamo hot pot. In realtà tantissime volte noi non facciamo neanche brodo a casa, prendiamo quelli che sono già preparati e poi gli aggiungiamo dell'acqua bollente per semplificare le cose. Comunque io oggi preparo una base di brodo molto semplice, in più poi andiamo a usare comunque una parte della salsa piccante già preparata. Il video è diviso in due parti, la prima parte come preparo i hot pot, la seconda parte invece ho provato a fare mukbang. In realtà non conosco neanche bene questa parola, non so neanche se sto pronunciando giustamente. Comunque, nella seconda parte del video vi ho fatto vedere un po' come si mangia, diciamo, il hot pot. Adesso andiamo subito a vedere come si fa. Per il brodo di base userò questi ingredienti, alla fine sono delle ossa di suino, in più andrò ad aggiungere ovviamente dell'acqua e poi una cipolla, un po' di pepe di Sichuan, qualche foglia di alloro secca e un po' di goji. Ok, quando avete ottenuto un brodo abbastanza pulito, perché abbiamo tolto via, diciamo, tutte le parti sporche, di solito quando si cucina la carne vi dico sempre di cambiare l'acqua, però in questo contesto, siccome dobbiamo ottenere il brodo, ovviamente cambiando l'acqua perdete la parte più importante. Andiamo a versare 2 cucchiai di vino di riso, aggiungiamo il goji e lasciamo bollire per una mezz'oretta ancora. Questo sarebbe lo strumento più importante per poter mangiare hot pot. È un fornello elettrico e poi in più mettiamo sopra la pentola. Io ho questa qua che è suddiviso in due, diciamo, sezioni, dove puoi andare a fare da una parte piccante e dall'altra parte non. Ora qua vado ad aggiungere del brodo. Mentre da una parte andate solo a salare con del sale o se volete anche un po' di salsa di soia e un po' di salsa ostrica, che deve rimanere, diciamo, abbastanza essenziale come gusto, da questa parte vado ad aggiungere un po' di, come si dice, questo? Questo è la salsa piccante fatto per hot pot, quindi è già condito, è molto piccante, quindi andrei a mettere solo metà. Per gli ingredienti di tofu è davvero molto libera scegliere che cosa mangiare. Qua ho preparato un piatto di tofu, c'è il tofu normale, tofu fritto e poi le sfoglie di tofu. Per sapere meglio che tipo di tofu sono, potete andare a vedere il mio video che ho parlato specificamente solo di tofu.
Poi qua è un piatto di cose già preconfezionate, e quindi abbiamo tofu di pesce, surimi, varie polpette e un po' di prosciutto, tipo una specie di carne già preconfezionato. Carne di agnello che è immancabile per il hot pot, stavolta ho preso quelli surgelati e quelli freschi, sinceramente in Italia non so dove trovarli. Poi patate, daiko. E poi è una verdura tipo asparagi. Qua ho dei funghi, cavolfiore e della radice di lotus. E poi di là un po' di verdura. Finalmente si mangia. Possiamo intanto cominciare a buttare dentro un po' di cibo. Guardate come sta bollendo. Ho fatto una salsa solo per me, questa è una salsa con aglio, olio di sesamo e un po' di salsa ostrica. Questa è solo per me, io sono diciamo della nostra zona, dalle nostre parti al sud, mangiamo più spesso questo qua di salsa, mentre per mio marito che viene da sud, loro mangiano di più quello che ho fatto prima con patate di sesamo. Proviamo ad assaggiare. Ecco, in realtà l'agnello, siccome è così sottile, bastano qualche secondi, non fatelo cucinare di troppo. Ah, ce l'ho. Buonissimo. Salsa è un po' insieme. Ciao, ce l'ho già. Però non è piccantissimo oggi. Forse dovevo mettere un po' di salsa piccante in più. Non so come deve essere chiamato questa carne. Sulla box c'è scritto lunch meat. E questo? Vuoi anche niente, neanche salsa. Questo invece ho messo un po' di salsa, quello con il sesamo, la crema di sesamo. Questo è tofu di pesce. Dentro così. Tenerissimo. Funghi. Mogu chao di sienda. Daiko. 好看，好看。sfoglia di tofu che non trovo più. È uno del mio cibo preferito per hot pot. Ho fatto una patate gigante. Anche patate bollito così davvero è buonissimo da mangiare. Sì, è bollente. Questa è verdura verde, wasabi, non so come si chiama in italiano. È un polpettone che fuori è fatto di pesce e polipo, diciamo tritato, e dentro invece la carne. Grazie.
comunque questo video dovrebbe uscire il 25 di dicembre, che accade proprio in un venerdì. Allora, con questa Coca-Cola spero di augurarvi un bellissimo Natale. Potete godere questo momento insieme ai familiari. È stato un anno un po' particolare, però sicuramente dopo sarà solo i tempi migliori. Auguri a tutti!